Ciao a tutti, bentornati sul mio canale e buona Pasqua! È la nostra prima Pasqua insieme, quindi ho deciso di farvi un piccolo regalo, ovvero un uovo di Pasqua! Scherzo, è mio, me l'ha regalato mia nonna. Mia nonna tutti gli anni regala ai suoi nipoti queste bellissime uova di Pasqua con riso soffiato, la novità del 2019, e la sorpresa. Cosa ci sarà qui dentro? Direi di aprirlo e scoprirlo insieme. Serratura ermetica. Di solito le sorprese che ci sono in queste uova di Pasqua sono sempre misere. Soprattutto questo uovo di Pasqua ha una mucca disegnata sopra. Una mucca che fa l'occhiolino. Questi bambini moderni. Il sacro graal. L'uovo delle uova. Con serratura già distrutta. Oh uovo, povero piccolo. L'uovo è stato distrutto e scopriamo che cosa c'è al suo interno. È una gomma. Non so voi bambini, ma io colleziona tutti i fantastici animali. Wow! E potremmo partire da questo orsetto verde con le orecchie blu, il naso rosa e le guance. Rosa shocking. Orsacchiotto doppio, perché c'è anche dall'altro lato. Un po' inquietante. Però, non lo so, credo che sia carino. Lo potrò rinominare Teddy Bear. E potrò aggiornarvi nel prossimo video riguardo al suo futuro. Direi di arrivare al momento principale di tutto il video. Jesus Christ. Al di là dell'uovo di Pasqua, vi volevo anche raccontare una simpatica storiella che mi è accaduta ieri. Ho recitato in un cortometraggio horror, il mio genere preferito, del quale sentirete parlare tra un po', quando uscirà, e io ve lo farò vedere, o almeno ve lo linkerò. Vi posso solo far vedere delle foto del set, non vi voglio spoilerare troppo, ma c'è parecchio sangue. Godetevi queste bellissime foto che stanno passando in slideshow. O in dissolvenza, deciderò l'effetto più tardi e fatemi sapere se siete curiosi di vedere quel cortometraggio. In più, visto che la volta scorsa ho rivelato uno dei video che ci sono già nella mia pagina Facebook, potrei cominciare a mostrarvi altri video della pagina Facebook che hanno avuto un'importanza molto significativa per me. Fatemelo sapere nei commenti, vi andrebbe di vedere quello che combinavo un po' di anni fa? C'è di mezzo anche una webserie bellissima nella quale io interpretavo tutti i personaggi. Non voglio farvi perdere altro tempo, quindi vi auguro una buona Pasqua, ci vediamo al prossimo video e non ingozzatevi con troppa cioccolata!